grazie a Massimo Laporta, candidato a sindaco, ma soprattutto ringraziamo anche la location, chiaramente, Nicla Salzano, terra mia, quindi un ringraziamento è d'obbligo. Introduco brevemente la serata. Adesso, a breve, parleranno, io non sono candidato a sindaco, lo premetto, né al Consiglio Comunale, mi occupo di comunicazione e insieme ad altri ragazzi ci occupiamo della comunicazione della campagna elettorale. Allora, a breve avremo il piacere di sentire Benny Infante, candidato al Consiglio Comunale e rappresentante, diciamo, possiamo dire referente della località Moio. Poi ci sarà Gianni Petrizzo, che penso tutti quanti voi conosciate per le attività che lui svolge, e chiuderà chiaramente con la descrizione del programma il candidato a sindaco Massimo Laporta. Un invito a tutti fin dall'inizio: noi abbiamo un sito internet www.massimolaporta.it, abbiamo una pagina Facebook ed Instagram, seguiteci, condividete, mettete like e cercate di sostenerci, perché abbiamo bisogno di tutti voi. Adesso passo la parola a Benny Infante. Mi sono preparato un piccolo discorso, siccome è la prima volta che parlo in maniera attiva il cosiddetto linguaggio politichese. Buon pomeriggio a tutti, sono Benedetto Infante, un vostro concittadino e abitante della frazione Moio. Sono uno studente laureando in ingegneria gestionale, logistica e produzione a Federico II di Napoli e non ho attualmente ancora un'esperienza propriamente lavorativa, ma sono stato attivo nel volontariato e ho ricoperto il ruolo di volontario della protezione civile assieme a Massimo Laporta nel lontano 2016. Sono il secondo genito di una famiglia piuttosto numerosa, siamo quattro fratelli, e costituito quindi da quattro figli. Mio padre è l'ingegnere Michele Infante, qui presente, un noto ingegnere molto affermato nel Cilento, e diciamo è stato uno degli ingegneri del team che ha ovviamente contribuito alla stesura del PUC, che è stato ovviamente realizzato nel 2021, dopo tanti anni, dagli anni 70, finalmente a Globo li vanta anche di questa grande iniziativa. Mia madre invece è Teresa Casale, una insegnante di inglese, madrelingua americana, e attualmente insegna all'Istituto Vico De Luca. Sono candidato al Consiglio Comunale con Gianni, nella lista Agropoli Giovani, con Gianni Petrizio capolista, e sosteniamo il nostro candidato sindaco Massimo Laporta, e ho deciso di scendere in campo con Gianni e con Massimo perché, oltre a nutrire una profonda stima nei loro confronti, credo che loro due siano le uniche persone che hanno pensato alla forma di un progetto politico innovativo e a sostegno di una progettualità giovanile per Europa. Io darò il mio contributo progettuale mirato ad una maggiore attenzione alle politiche giovanili per il nostro territorio, qualora fosse eletto. Mi adopererò per la realizzazione del polo tecnologico, che deve diventare il volano dell'economia del nostro comprensorio, cercando di ricreare sul territorio la cultura di impresa partendo dalle giovani generazioni. Mi batterò per contrastare le logiche clientelari dei soliti volti noti, riequilibrando in chiave meritocratica la lecita richiesta di lavoro delle nuove generazioni. Questo comune ha bisogno di volti nuovi, di facce nuove, di nuove proposte, trasparenza, ma soprattutto legalità, cosa che purtroppo oggigiorno manca. Questi sono gli ingredienti essenziali per una sana crescita socio-economica della nostra città. In zona Moio
abbiamo bisogno di una delegazione comunale con una postazione dei vigili urbani utilizzando una delle strutture sequestrate in via Piano delle Pere. La presenza attiva dei vigili urbani potrà garantire il rispetto soprattutto delle norme ambientali, spesso disattese in questa zona, quindi non rispettate. Urge inoltre la delocalizzazione del servizio cimiteriale come previsto dal PUC vigente. Bisogna rivitalizzare Piazza Nuovi, facendo istanza agli istituti bancari per l'attivazione di un servizio bancomat fondamentale, perché questo è ovviamente una piccola rete, rappresenta il cuore di una piccola rete commerciale, quindi abbiamo bisogno di un bancomat. È di estrema importanza questo aspetto da non sottovalutare, anche perché in zona Moio abbiamo stimato circa 8.000 abitanti. Tra l'altro, in una delle strutture sequestrate, personalmente io vedrei realizzato un ostello della gioventù per favorire il turismo giovanile e creare posti di lavoro per i giovani. Vorrei inoltre proporre la riqualificazione e valorizzazione del centro sportivo dedicato a Peppino Impastato. Tale struttura è stata oggetto di vandalismo a causa dell'incuria e del mancato completamento della recinzione dei piazzali antistata. Io, da semplice atleta e da umile gestore di un'associazione sportiva tennistica senza scopo di lucro, propongo la riconversione della struttura anche al gioco del tennis, con la sostituzione del fondo di gioco con una moquette che consentirà anche lo svolgimento di attività ginniche e atletiche al coperto. Considerato che il tennis ad Acropoli vanta ben 5 associazioni sportive, questa sarebbe la prima struttura coperta che consentirebbe lo svolgimento delle attività sportive anche durante il periodo invernale. Questo polo sportivo poi a sua volta potrebbe essere ampliato e valorizzato prevedendo una palestra comunale con annessi ovviamente servizi di ristoro. Tutto ciò con Massimo Laporta sarà possibile. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro calore, abbiamo bisogno dei vostri voti. Seguiteci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, per seguire tutti quelli che saranno gli aggiornamenti che ovviamente proporremo. Invitate tutti gli amici a seguirci e a votarci. Vogliamo il cambiamento per la nostra frazione ed oggi è possibile. Concludo dicendo che per me è iniziato un viaggio che porterà me e i cittadini di Acropoli e della frazione Moio verso una meta, destinazione Acropoli. Belli, complimenti. Allora vi svelo un piccolo segreto. Allora, prima è arrivato, Benny era un po' teso per questo primo public speaking ed era un po' preoccupato perché si è preparato il discorso, ha detto no, io ho bisogno di tenere questa foglia in mano come un leggero. Però io dico che sei stato bravissimo, non solo perché le tue idee sono veramente fantastiche, ma anche perché le hai dette con il cuore. E hai ricordato a tutti il nostro clima, ossia il programma del candidato a sindaco Massimo Laporta, destinazione Acropoli. Cosa significa? Significa che al cuore, nel centro di ogni idea, di ogni progetto nostro c'è Acropoli, null'altro. Adesso passo la parola a Gianni Petrizzo, persona nota a tutti voi, che vi riscalderà con il timbro della sua voce, che a me piace tantissimo. Prego Gianni. Grazie Massimiliano, grazie a Nigra, titolare di questa bellissima struttura, io non conoscevo, quindi faccio i complimenti alla proprietà. Grazie Massimo Laporta per averci coinvolto in questo bellissimo luogo e soprattutto in questa bellissima avventura, che è un'avventura politica straordinaria, dettata da questo nome, Destinazione Acropoli, che
ci fa sognare. Bene, che dire di te? Mi hai assolutamente sconvolto e coinvolto nella tua forza, nella tua energia, nella tua grande capacità di giovane che può dare tanto per Agropoli. E non lo dico perché Benny è qui, lo dico perché con Benny abbiamo avuto un'esperienza fantastica, lui mi ha supportato con tutta la famiglia, infante, in un'avventura incredibilmente internazionale. Ma quando parlo di internazionalizzazione non parlo di spostarci sulla Germania, sulla Francia, sulla Spagna. Sono dei turisti che abitualmente vengono nel nostro territorio. No, io parlo di Stati Uniti d'America, parlo di Canada, parlo di Australia. Turisti che sono venuti qui a Castellabate per partecipare a un festival che abbiamo organizzato insieme a Benny e alla sua famiglia. Eravamo noi come gruppo, poi c'era Cilento Channel che ci ha supportato, ma pensate, abbiamo creato un qualcosa di straordinario. E lo riassumo in quattro parole: cultura, turismo, accoglienza, economia. Ebbene, lo spiego. Cultura perché abbiamo invitato gli artisti internazionali, quindi canadesi, americani, australiani, a partecipare ai nostri festival di cinema. Il cinema è cultura, è anche intrattenimento, ma noi puntiamo più sulla cultura. Li abbiamo invitati qui e loro sono venuti in un periodo dove il Covid davvero ci dava grandi difficoltà. Loro sono venuti l'anno scorso, sono venuti, si sono innamorati di questo territorio grazie a Benny e alla sua famiglia, perché li hanno accolti grazie alla loro capacità nel fare gli interpreti, perché tutta la famiglia Infante conosce l'inglese, vero Michele? E grazie a loro che il nostro territorio è stato conosciuto. Pensate che un canadese, che poi ha vinto anche il premio, ha deciso di partecipare nelle nostre sezioni e quindi occuparsi di una sezione di un festival italiano per quest'anno a Castellabate. Lo stesso festival volevamo realizzarlo ad Agropoli, quindi portare qui di nuovo tanti amici internazionali. Quindi noi siamo interessati a un turismo più ampio rispetto a quello tradizionale, cioè noi vogliamo portare davvero persone che oltreoceano riescono insomma a vivere questo territorio così come lo viviamo noi e così come lo vivono già altri turisti. Non c'è stato possibile ad Agropoli, non è stato possibile perché le PEC istituzionali non vanno bene. Se tu fai la richiesta per via istituzionale non va bene, devi porti al cospetto del sindaco, dell'ex sindaco finalmente di Agropoli, il quale ti dice devi parlare con me, la PEC è un qualcosa che non esiste. Ebbene, non siamo riusciti a organizzare questo festival, Agropoli International Film Festival, ma con Massimo Laporta lo faremo! Grazie Massimo, perché nel progetto Destinazione Agropoli il turismo è l'unica ancora di salvezza per questo territorio. Noi possiamo vivere soltanto di turismo, ma non il turismo di metà luglio e un po' di agosto, un turismo 12 mesi all'anno. E questo lo si può fare, non è un'utopia. Attraverso il turismo poi daremo lavoro a tanti giovani con le attività ricettive, con la promozione e tantissime altre cose che poi Massimo Laporta vi racconterà, perché c'è un grande progetto per questa località Moio che noi non consideriamo frazione, perché per noi il territorio che parte da Mattine passa per il lungomare San Marco, poi il centro,
Madonna del Carmine, per arrivare poi qui a sud, a Moio. Per noi questo è un unico territorio, è un'unica forza, è un'unica realtà coesa, è una grande famiglia, la famiglia degli agropolesi. E quindi noi dobbiamo prendere parte a questa iniziativa. Questa località è stata troppo abbandonata, ragazzi, e quando si accorgono della località Moio, quando arrivano le elezioni, questo non va bene, non va assolutamente bene. E quindi noi, se crediamo con il cuore che le cose possono cambiare, io ci credo veramente, dobbiamo fare in modo che questa nostra speranza, questa nostra forza presente qui stasera, che diventerà sempre più intensa, il 12 giugno dobbiamo votare Benedetto Infante e Massimo La Porta. Grazie. Grazie Gianni, complimenti, davvero. Come dicevo, la sua calda voce si sente e raggiunge il cuore. Il progetto Destinazione Agropoli, cercherò di ripeterlo quante più volte possibile, è basato su un aspetto fondamentale, il cuore. Il cuore per una città coesa, senza differenze tra singole frazioni. E non è un caso se oggi, come prima uscita pubblica, Massimo La Porta ha deciso di scegliere questo posto, per dire che siamo tutti una grande famiglia e non ci sono differenze, e vogliamo raggiungere tutti una grande e unica meta, destinazione Agropoli. E adesso ho l'onore di chiamare il candidato Massimo La Porta. Un applauso. Buonasera a tutti, un caloroso abbraccio. Prima Massimiliano parlava del cuore, a me batte forte il cuore. Stasera per me è una grande emozione vedere tanti amici, tanti conoscenti in questo posto. Sono emozionato, veramente vi ringrazio di cuore della vostra presenza. Voglio innanzitutto ringraziare Nicola Salzano e la sua famiglia, le sue splendide figlie, per l'ospitalità che stasera ci ha dato. Henry, Benedetto Infante, ti ringrazio veramente per la bellissima serata che ci hai organizzato insieme alla tua famiglia, Michele Infante e sua moglie, ti ringrazio veramente. Stasera siamo qui ad iniziare una campagna elettorale che ci vedrà sicuramente protagonisti, ma protagonisti insieme per portare avanti quel progetto che gli amici prima rappresentavano, Destinazione Agropoli. È un progetto che è stato fatto a più mani, non da Massimo La Porta, da tanti di voi, tanti amici che all'indomani di una scelta forte, quella di chiedermi di candidarmi a sindaco di questa città, ha iniziato un lavoro di squadra, quella squadra che rivedo in tanti amici, il mio collega, tutti e due da poche ore, ex consiglieri comunali, poi dirò qualche parola anche per la scelta che abbiamo fatta sabato mattina, e i tanti amici che mi accompagnano in questo percorso politico da circa 15 anni. Io vi ringrazio, credo che insieme possiamo fare tanto, faremo tanto per questa bellissima e splendida città. È una città che merita, è una città che dobbiamo vivere e non abitare, perché purtroppo questa città da tanto tempo è una città che viene amministrata. Io sono stato un amministratore e non mi sottraggo dalle responsabilità delle scelte che ritengo che nel primo decennio abbiamo fatto un percorso di modernizzazione di questa città,
nell'ultimo quinquennio ci sono state delle anomalie che noi come gruppo AgroPreOltre abbiamo subito rilevato. La pandemia ci ha frenato, perché se no altrimenti noi eravamo andati già via dalla coalizione Coppola, una coalizione che non poteva continuare ad esistere per quelle che sono le nostre idee, i nostri programmi, che all'indomani dell'affermazione elettorale del giugno 2017 si sono subito capite che le intenzioni non erano quelle che il nostro gruppo aveva messo in campo. Per rispetto dei nostri elettori, lo voglio ribadire, il perché siamo rimasti sino a dicembre del 2021 e non siamo andati via prima. Le motivazioni sono ben note a tutti. Il problema dell'epidemia del coronavirus ci ha dato un senso di responsabilità che ci siamo presi e abbiamo dato il nostro contributo. A novembre del 2021 abbiamo comunicato al sindaco di lasciare la coalizione e di non partecipare alla prossima tornata elettorale insieme alla sua coalizione. Dicevo prima che sabato mattina si è consumato un atto che chi mi conosce, e come avevo detto a tanti amici, non andava fatto, ma purtroppo in una settimana c'è stata un'aggressione alla mia persona con atti scorretti, dove il regista era il primo cittadino di questa città, e allora ho dovuto, confrontandomi con l'amico Bruno Cufano, fare una scelta, quando il Partito Democratico ci ha chiesto se eravamo intenzionati a sottoscrivere la sfiducia, le dimissioni dal Consiglio Comunale di Agropoli. Questa è la verità, non abbiamo paura di raccontarla, ma stasera siamo qua per dire altro, per parlare del nostro progetto. Benedetto mi ha emozionato tantissimo e ti posso dire che le cose che hai detto io le faccio mie, le facciamo nostre, perché sono progetti che vanno fatti. In questa località ci sono tante criticità che io da consigliere comunale ho sempre rilevato. Si parlava prima del PUC, uno strumento che tuo padre è tra i redattori, ma che non si riusciva ad approvare. Fortunatamente ingegnere e impianti ci siamo riusciti, ma sappiamo che è soltanto il primo step, perché per attuare il PUC ci vuole una struttura organizzativa, una struttura che io ho sempre rivendicata, ma qualcuno ha fatto sempre finta di non ascoltare. E oggi ci ritroviamo in uno strumento urbanistico che ha licenziato il Consiglio Comunale, ma la sua attuazione, perché deve essere chiaro che il piano urbanistico comunale va attuato dopo la fase di approvazione, e ancora siamo ai piedi di Ponzio Pilato, siamo fermi, è un qualcosa di inaccettabile. Noi ci arriveremo lì sopra, come sono convinto che ci arriveremo, Benedetto, se insieme ci crediamo e questa battaglia la porteremo avanti convintamente. Noi il 12 giugno saremo sul comune di Agropoli, perché la città si sente che ha voglia di cambiare. La città è stanca di attività e azioni che sono solo finalizzate a degli interessi specifici. Questa città merita altro, e noi con il nostro progetto Destinazione Agropoli porteremo avanti le tue idee, perché diventeranno progetti che noi attueremo, perché dal discorso del pepino impastato alla riqualificazione della piazza, agli interventi che hai rappresentato, sono già nostri, perché chi mi conosce, sentire le tue parole sono le mie parole che da anni cerco di far capire che una località come Muoio è una località che è a ridosso della nostra parte più importante della città, la baia di Trentova, l'oasi di Trentova Tresino. Per me è fondamentale la sua riqualificazione, perché c'è stato un acquisto fatto dal comune, e prima nel percorrere il tratto insieme a Gianni Petrizzo, Gianni mi faceva delle domande: ma qui perché non si è fatto nulla? All'indomani dell'acquisto che è stato fatto nel 2016,
noi non siamo stati capaci nemmeno di organizzare delle attività per le famiglie subito dopo il problema della pandemia. Il 2 maggio dello scorso anno era presente il consigliere Bufano, io rappresentavo all'intera amministrazione l'opportunità di dare alle famiglie di avere questi spazi liberi per viverli nella piena tranquillità, negli spazi che purtroppo la pandemia ci aveva ristretto, ci aveva tolto. E sembrava che dicessi qualcosa di assurdo, non si può fare, e far capire che noi teniamo loro e non riusciamo a saperlo, ecco, prelevare come si preleva il petrolio dal sottofondo terrestre. Noi abbiamo l'oro nostro e non riusciamo a metterlo, ecco, in attività, in uno sviluppo economico che questa città deve puntare sul turismo, perché noi faremo turismo 12 mesi all'anno. Il nostro progetto è un progetto che mette al centro il turismo, un turismo di qualità, un turismo che deve essere ricco di servizi, perché ritornando in questa località non è accettabile che noi non abbiamo un trasporto urbano serio, un trasporto dove riusciamo in qualsiasi periodo dell'anno a soddisfare innanzitutto i cittadini della nostra comunità e poi tutti coloro che decidono di vivere le proprie vacanze in questa splendida parte del Cilento, perché io, come tutti conoscono, io promuovo il Cilento, perché è importante che voi sappiate che il Cilento è il nostro grande attrattore. Agropre è la capitale, è la porta di ingresso del Cilento. Nel Cilento è fondamentale, perché noi solo così riusciremo ad attrarre quel turismo internazionale che Gianni prima rappresentava, quel turismo di eccellenza, perché per tanti anni abbiamo avuto un turismo molto basso, dove il nostro progetto non lo prende proprio in considerazione. Il nostro progetto prende in considerazione non più un turismo balneare che ormai si lascia alle nostre spalle, ai nostri ricordi. Noi dobbiamo fare un turismo integrato grazie alle nostre caratteristiche. Siamo in una parte della città, lo rappresentavo sempre Gianni prima, dove abbiamo delle eccellenze dei nostri viticoltori. E come facciamo a non valorizzare questa parte di territorio della città di Agropoli e integrarla sul progetto mare, e il tutto diventa un turismo integrato? Solo così possiamo dare la forza, le ragioni ai nostri figli, perché ecco, Benedetto può essere mio figlio e per me vedere le mie figlie che pensano già di andare altrove e di lasciare questa splendida città mi piange il cuore. Chi come me, per passione, ha dato tanti anni di vita nel fare una politica costruttiva, vedere poi i propri figli che mi dicono io vado altrove è un fallimento. Questo io non me lo posso permettere. Se mi sono convinto di candidarmi a sindaco, perché io ho cercato in qualsiasi ruolo che ho svolto in questi 15 anni di dare un contributo a questa città. Tantissime volte sono stato inascoltato. Dove sono riuscita ad incidere nel 2012-2017 come assessore, ho dato un mio grande contributo alla mia comunità, assessore porto, demanio, ambiente, attività e insediamenti produttivi. E lì sono arrivate delle risorse. Quando l'amministrazione regionale Caldoro chiudeva l'ospedale, io mi portavo da solo verso quella giunta regionale che ci aveva chiuso l'ospedale e riuscivo a portare svariati milioni di euro, che chi mi conosce non dico bugie, ma non mi sono preso mai i meriti, perché io faccio sempre un lavoro di squadra e ritorna sempre quella squadra che io credo e che non serve rivendicare io sono stato, la squadra ha costruito questo. Io facevo parte di quella squadra, il sindaco in quel periodo rivendicava quei finanziamenti e io mi accodavo a quel progetto che quella squadra stava portando avanti. Ma il sottoscritto vi può garantire che da solo sono andato a Napoli a prendere questi progetti che non venivano dati. E la prova era la chiusura dell'ospedale. Mi fermo qui, voglio parlare del nostro progetto. Il nostro progetto è un progetto che mi emoziona solo nel pensarlo, nel vederlo
con la mia missione, perché io devo ringraziare i miei genitori che mi hanno dato l'opportunità di gestire un'azienda di famiglia, che mi ha dato la possibilità di capire che cos'è un progetto su carta e di vederlo già realizzato. Chi non ha questa visione non può vedere domani, e il domani di noi tutti è proprio quella progettualità che la si pensa, la si vede già realizzata e poi con grande energia e con un lavoro di squadra si realizza. E noi con il progetto Destinazione Agropoli, guardate le spalle, partiamo con 5 azioni politiche per noi fondamentali, e le 5 azioni racchiude tutto il nostro progetto politico, e sono custodire, valorizzare, conoscere, frequentare e vivere. In buona sostanza, Destinazione Agropoli è dare la possibilità ai nostri figli, a noi stessi e a tutti coloro che scelgono Agropoli quale meta per le proprie vacanze, di viverla per tutta la vita. Ma viverla per tutta la vita noi dobbiamo dare altrettante garanzie a coloro che credono nel nostro progetto. E il nostro progetto parte da custodire. Per noi la sicurezza è fondamentale. Vedo degli amici che hanno subito negli anni passati dei furti nelle proprie abitazioni. Non è accettabile che questa città non venga monitorata H24. Io da anni cerco di far capire che tutto il sistema di videosorveglianza che abbiamo introdotto sul nostro territorio va monitorato. Non possiamo, ad evento accaduto, andare a riprendere le immagini e capire che cosa è successo. Noi lo dobbiamo preventivamente capire prima, cioè con delle attività di monitoraggio che avvengono H24 sul nostro territorio. È possibile, non è fantascienza quello che sto dicendo, perché così cominciamo a far capire a tutti che noi la nostra città la vogliamo rendere sicura, e solo con delle azioni mirate facciamo capire a tutti coloro che vengono in questa città che saranno, tra virgolette, controllati. Sì, saranno controllati, perché noi ai nostri cittadini dobbiamo dare la sicurezza, e non sarà soltanto la sicurezza quella del monitoraggio che vogliamo mettere in campo con il sistema di videosorveglianza che andremo a implementare rispetto a quelli che sono già presenti sull'intero territorio, ma andremo a mettere in campo delle azioni, innanzitutto quelle della promozione e lo sviluppo delle periferie, e si ritorna a questa bellissima realtà che muoio, che non può, non deve più accettare di essere una parte residuale della città, perché io ritengo che sia il cuore della città per tutte le potenzialità che offre questo luogo. E noi ci saremo con delle azioni mirate, proprio con dei progetti che daranno questo luogo un punto di riferimento dei cittadini e di tutti coloro che scelgono quale meta per le proprie vacanze la nostra città, perché il Moio, con tutta un'ospitalità diffusa, potrà sviluppare, ecco, quelle attività ricettive e creare posti di lavoro. Migliorare il decoro urbano, si parlava prima, ve l'ho detto, della riqualificazione della piazza Moio, non si riesce a capire qual è la piazza, qual è il parcheggio, un disordine urbano che crea soltanto il rischio di essere investiti nel momento che si ferma nella piazza e poi si vuole attraversare per andare vicino alla casetta dell'acqua o a prendere la macchina. Va ridisegnata la piazza del Muoio con del verde e con delle caratteristiche totalmente diverse da quello che rappresenta oggi lo stato di fatto. Si parlava di sicurezza, ma nello stesso tempo noi abbiamo un fiore all'occhiello. Benedetto vi ha raccontato che fa parte della protezione civile. E per me è un vanto, perché io ho creduto da subito, come sono diventato assessore, che la protezione civile è qualcosa di fondamentale in una città. Questa città non riusciva ad avere un gruppo di protezione civile. Io testardamente, insieme a tanti amici che ringrazierò sempre, perché a titolo di volontariato queste persone
si dedicano, e quello che hanno fatto poi in particolar modo in questo periodo di pandemia è lodevole, è un ringraziamento infinito che farò sempre a tutti gli amici della Protezione Civile. Noi potenzieremo la struttura della Protezione Civile. Il nostro ospedale, questa è un'altra sicurezza che serve a noi cittadini e a tutti coloro che scelgono di venire in vacanza nella nostra città. Il nostro ospedale va tutelato politicamente, sì, seppur non vi è una competenza diretta, il nostro ospedale con un sindaco che ha avuto l'opportunità di partecipare insieme ad altri 4 sindaci, perché è una composizione di 5 sindaci che insieme al direttore generale dell'ASL Salerno pianificano, danno gli indirizzi programmatici di tutte quelle attività che si sviluppano sull'intera provincia di Salerno. Il nostro sindaco non è stato capace di incidere su nulla. Una battaglia continua per avere un pronto soccorso. Noi apriremo questo dialogo con il direttore generale e con il direttore sanitario dell'ospedale Acropoli Vallo, che io personalmente ritengo qualcosa di importante, che il piano regionale sanitario prevede l'aggregazione con il DEA di Vallo della Lucania, dove vi voglio rappresentare che il DEA di Vallo della Lucania insieme al DEA di Nocera e Ruggi di Tarragona sono la spina dorsale dell'intero sistema sanitario della provincia di Salerno. Qualcuno quando parla dell'ospedale di Vallo dice no, ma noi perché dobbiamo stare insieme all'ospedale di Vallo? Vi ricordo che quando è stato chiuso il nostro ospedale ci sono delle motivazioni tecniche e queste motivazioni sono purtroppo da rispettare. Vi è un decreto ministeriale, decreto 70 del 2015, che dà delle caratteristiche per avere una struttura, un presidio ospedaliero in un determinato territorio. Noi non avevamo i numeri per poter avere l'ospedale. Grazie al presidente De Luca, che ha rifatto questo piano regionale sanitario, siamo riusciti a rientrare come ospedale aggregato a Vallo della Lucania. Io ritengo che è un punto di partenza, non di arrivo, ma i primi segnali che la struttura sta per ripartire e anche la destinazione della struttura come ospedale Covid, che diventerà successivamente post Covid una struttura che dovrà continuare le attività che sono già in esercizio e sono delle attività fondamentali per chiudere poi il cerchio del pronto soccorso attivo. Una delle attività fondamentali è proprio la rianimazione e oggi il Covid Hospital ancora in piena attività, vi posso dire soltanto che è piena la struttura Covid di ammalati Covid, offre la garanzia di quelle attività di rianimazione, di terapia intensiva che sono fondamentali per un pronto soccorso. Pertanto abbiamo tutti i presupposti per far ripartire il pronto soccorso attivo nella nostra città, che è il nostro obiettivo. Renderla sicura, ve l'ho raccontato, per noi è fondamentale avere un monitoraggio sull'intero territorio H24. Valorizzare Acropoli, cosa significa? Dare valore alle nostre risorse, e le nostre risorse, la prima è il nostro bellissimo mare. Come facciamo a sfruttare una risorsa del genere al 30%, e già mi tengo largo, è un qualche cosa che noi, grazie a una progettualità che vede la città vivere di turismo 12 mesi all'anno, dovrà sfruttare questa risorsa con i servizi, con un piano di infrastrutture da migliorare, perché ci sono delle infrastrutture sportive, culturali. Il nostro paesaggio storico, paesaggistico, culturale noi lo andremo a potenziare, a valorizzare. Come potenzieremo il centro cittadino, perché noi abbiamo il nostro centro cittadino, in particolare il commercio, che proprio perché non c'è stata mai una pianificazione con un piano commerciale che noi faremo un piano commerciale in questa città definitivamente, nel rispetto sicuramente della legge Bersani che ci crea delle difficoltà sulla liberalizzazione, ma noi intanto lo faremo e non avremo al centro della città 8 negozi di tutto rispetto degli indiani, però non è accettabile che chi parla di turismo in questa città
vogliamo far vivere il centro della città, il nostro salotto, con quel tipo di biglietto da visita. È inaccettabile. Noi faremo un piano commerciale nel rispetto delle norme, ma con una pianificazione di comparto che ci permetterà di non avere quella tipologia che oggi al centro della città è presente, e con un qualcosa di diverso, perché noi per attrarre turisti, visitatori al centro cittadino e dare respiro alle nostre attività commerciali ci vuole un grande attrattore. E noi come progetto, tra i 5 progetti speciali che dopo vi racconterò, vi è un grandissimo attrattore che sono convinto, come tanti amici che hanno partecipato all'assessore del progetto, ci siamo convinti che è un qualcosa di importante, il polo museale virtuale. Ve lo racconterò dopo. E vi dicevo, noi andremo avanti con un progetto di valorizzazione su tutto il patrimonio della nostra città. E dopo, come facciamo a non parlare del nostro porto turistico? Il nostro porto turistico è fondamentale, è un altro grande attrattore che viene utilizzato ai minimi, diventa un parcheggio di imbarcazioni, di natanti, ma non è quel grande attrattore che può dare uno sviluppo economico e sociale alla nostra città. E lì noi faremo degli interventi, innanzitutto con una pianificazione, perché chi opera con me deve sapere che viene tutto pianificato. Noi non faremo niente nell'improvvisare o aspettare il finanziamento che arriva e poi rincorrere il finanziamento con un progetto. I progetti vengono redatti prima, con una banca progetti che si costruisce con un ufficio di piani e programmi. Noi solo con una struttura che pianifica tutto, pianifica il territorio, pianifica le opportunità che questo bellissimo territorio ci darà, dobbiamo avere pronti poi i progetti. Oggi abbiamo l'opportunità dei piani del Piano Nazionale Resilienza e Rilancio. È un'opportunità che qualche settimana fa chi ha inventato l'ennesimo progetto della Landolfi è stato bocciato, perché è l'ennesima improvvisazione. Non si può improvvisare. E arriveremo anche a parlare di edilizia scolastica, cosa che dobbiamo totalmente trasformare. I nostri figli non possono vivere in questi contenitori, in particolar modo la Landolfi, che è stata costruita negli anni 60 e ancora oggi si pensa di demolirla e ricostruirla nelle stesse caratteristiche, follia pura. Viva Dio, lo ripeterò sempre, che il progetto, la cabina di regia regionale ha bocciato. Vi ho detto il piano commerciale, la cosa che mi sta a cuore è parlare della Posidonia spiaggiata. È un problema che da anni non si riesce a risolvere. Un problema che io ho sempre cercato di risolvere, sia quando sono stato assessore e sia quando da modesto consigliere comunale ho dato un contributo nel far capire qual era il percorso da fare. La norma sino a qualche mese fa ci impediva di trattare l'argomento come prodotto, perché era un rifiuto, questo lo dobbiamo chiarire, però anche come rifiuto, applicando il codice sull'ambiente, il 152 del 2006, si può risolvere il problema, ci vuole solo la buona volontà. Io da assessore avevo individuato un'area per fare un sito di stoccaggio che ritorna nella progettazione che noi indichiamo che l'unica soluzione è questa. Il sottosegretario della Lega ha dato la possibilità di dare in un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di trattare l'argomento Posidonia, che diventa ieri rifiuto, oggi prodotto, di utilizzare delle modalità totalmente diverse da quelle che il 152-2006 ci indica. Vedo tra i nostri candidati Antonello Marrazzo, che non mancherà il suo contributo, abbiamo avuto già modo di confrontarci e porteremo avanti con testardaggine e sicuramente con la risoluzione, perché noi la Posidonia diventerà una risorsa per la nostra città. Noi andremo a riutilizzarla e la facciamo utilizzare nel mondo della bioedilizia, della bioagricoltura, della cosmesi. Questi saranno i progetti che noi metteremo in campo. Saranno progetti dove tenteremo di abbassare le tasse e non di far gravare ulteriori tasse
su noi cittadini, perché non vi è progettualità. Noi progetteremo sempre, questa è una cosa che deve essere chiara alla mia squadra e tutti i cittadini, perché noi senza progetto non improvvisiamo nulla, perché facciamo solo danni. Lungomare San Marco, un ulteriore intervento importante di riqualificazione, anche lì vedete il periodo estivo, attraversare i bambini su quella strada con le macchine è qualcosa di impossibile. Noi faremo un intervento chiaro, un filtro che servirà sia come pista ciclabile, come mobilità lenta, e eviteremo quel tipo di circolazione, perché è una circolazione che non dà tranquillità a nessuno. La terza azione, conoscere Agropoli. Che cosa significa conoscere Agropoli? Noi vogliamo cambiare l'immagine della nostra città e la vogliamo cambiare facendo una promozione a 360 gradi con tutti i mezzi di comunicazione. Noi solo così, con una nuova immagine e con un progetto serio di quello che è la nostra volontà, quella di promuovere delle attività che si svolgono innanzitutto in sinergia tra pubblico e privato, che sappiate tutto quello che noi metteremo in campo non verrà fatto per scelta che alcuni in comune fanno e poi calano dall'alto. Noi avremo un confronto partecipativo sempre, noi in tutte le nostre iniziative verranno pianificate innanzitutto con le attività produttive, con i cittadini. Voglio dirla stasera, noi porteremo avanti il discorso delle consulte di quartiere. È stata un'altra indicazione che in questo momento il nostro progetto non prevede, ma proprio grazie a questi confronti pubblici mi è stato sollecitato, io ho accolto subito, di rimettere in campo le consulte di quartiere. Vado veloce per non prendere molto tempo. Con il progetto Conoscere noi metteremo in campo una struttura organizzativa che farà formazione con un ufficio, promozione turistica, un ufficio di volontariato e del mondo dell'associazionismo. Per noi sono fondamentali, come è fondamentale avere l'accoglienza con un ufficio in relazione con il pubblico. Il nostro palazzo di città riceve e accoglie cittadini e turisti con delle persone che non sono adeguate, bravissime persone, dei nonni civici che non possono fare quel tipo di lavoro, perché lì ci vogliono dei giovani che fanno un lavoro di accoglienza e che danno spiegazione di che cosa è il palazzo, come funziona tutte le attività del palazzo e dove sono arrivati, se sono dei cittadini, se sono dei turisti che scelgono la nostra città. E questo noi faremo. La struttura organizzativa, il borgo medievale, fondamentale per noi il centro storico, ci saranno interventi mirati su tutta una programmazione che si va a chiudere con l'attrattore Castello, ma tutto il resto del borgo va valorizzato. Frequentare Agropoli è la quarta azione che vi rappresentavo nelle cinque che per noi sono fondamentali sul progetto Destinazione Agropoli. Frequentare Agropoli significa fare in modo che chi visita Agropoli per la prima volta deve ritornare sia per un breve che per un lungo soggiorno. E perché ci deve ritornare? Perché noi andremo a fare una programmazione innanzitutto istituzionalizzando 4 eventi internazionali e che saranno destagionalizzati nelle 4 stagioni dell'anno in particolar modo, ma faremo un brand, abbiamo ideato un brand che si chiama I Weekend Agropolesi. Questo brand ci porterà a far vivere tutti i fini settimana, turisti, visitatori e gli stessi cittadini, con degli eventi programmati e organizzati sempre in sinergia con le attività produttive della nostra città. Turismo integrato, lo ripeto sino alla noia, noi faremo 12 mesi all'anno di turismo sfruttando le nostre eccellenze, il nostro territorio, il nostro clima. Questo è il nostro punto di forza che noi dovremo portare avanti e convintamente ci dobbiamo credere in questo progetto. Vivere è la sintesi del nostro progetto politico, Destinazione Agropoli.
Che cosa vogliamo fare? Noi, dalla nascita dei nostri figli, in un percorso di formazione, di istruzione, daremo modo loro di vivere le nostre strutture istruttive e culturali, dare loro la possibilità di avere una mobilità dove non per arrivare a Salerno o a Napoli si ci impiegano ore intere, ma una mobilità che si discute sui tavoli sovracomunali in un modo molto veloce, una metropolitana leggera, io la chiamo, che si sfruttano gli stessi binari dell'attuale stazione, diciamo, linea ferroviaria, e non si devono immaginare opere faraoniche che ci faranno perdere ancora anni e anni. Noi vogliamo portare avanti un'attività che si svolgerà sui servizi, cioè implementare servizi. Vogliamo creare dei corsi di laurea, che abbiamo avuto già modo di avere contatti con l'Università di Salerno in città. Questi corsi prevalentemente dovranno essere sull'economia del turismo, perché se noi vogliamo fare turismo, questa è la priorità che dobbiamo dare ai nostri figli, educarli a fare qualsiasi compito che svolge un'attività turistica, però la si deve fare con professionalità e con la formazione. Tutto questo cercheremo di invogliare turisti e cittadini a scegliere e a vivere la nostra città con fiducia e serenità. Signori, questo è il progetto Destinazione Agropoli. Io vi invito a crederci e a sostenerlo, perché è un progetto possibile e soltanto grazie al vostro apporto noi raggiungeremo la nostra meta. Grazie a tutti e veramente... Grazie Massimo, e diciamo concludiamo prima di tutto chiedendo a voi che state qui se avete qualche domanda per il candidato a sindaco Massimo Laporto, oppure per il candidato Gianni Petrizzo, oppure per Benny. C'è qualcuno di voi che ha qualche domanda da fare? A Massimo vorrei un attimo chiedere un approfondimento sul polo scolastico. Okay. Bravo, mi hai tolto la domanda da me. Certo. Allora, lo stavo dicendo a Gianni, i cinque progetti speciali. Tra i cinque progetti speciali l'idea è quella di mettere in campo un polo scolastico, e lo si farà qui alle mie spalle, alle spalle dell'ospedale. Un polo scolastico che abbraccia infanzia da 0 a 6 anni, chiamata infanzia integrata, perché non è accettabile che noi vogliamo immaginare un percorso dei nostri figli dove sappiamo bene che ci sono le difficoltà già dai primi mesi. Dai 3 mesi e 3 anni abbiamo le famose asilo nido. Noi andremo a fare un polo che andrà ad ospitare una parte dedicata ai 3 mesi, 3 anni, l'altra parte 3 anni e 6 anni, ecco perché viene chiamata l'infanzia integrata. Insieme all'infanzia integrata andremo a realizzare la primaria, e questo polo scolastico verrà dato come priorità il primo circolo didattico. Chi conosce il primo circolo sa bene che parliamo della Landolfi, della scuola materna di Europa, delle scuole del Muro, Raffarelli, della Mozzillo. Tutte queste strutture saranno raggruppate in questo polo scolastico che verrà realizzato nell'area alle spalle dell'ospedale civile. Questo è un progetto ambizioso per dare spazio. Prima vi rappresentavo la non condivisione del progetto che è stato presentato per il Piano Nazionale di Sviluppo e Rilancio. Un progetto che lo stesso contenitore che attualmente è in uso veniva demolito e ricostruito con le stesse caratteristiche, una follia, 12 milioni e 400 mila euro. Non esiste proprio, noi ai nostri figli dobbiamo dare degli ambienti, degli spazi per poter vivere una didattica all'avanguardia, quella didattica che si applica già nelle nostre città. Da Roma all'insù ci sono strutture che guardano il nostro progetto nelle stesse caratteristiche.
per non parlare poi delle caratteristiche che vengono in uso già da decenni nei paesi del nord Europa. Noi dobbiamo portare la nostra scuola, la nostra edilizia scolastica verso questa prospettiva. Grazie. Qualche altra domanda? Se ne avete bisogno, volete? Già. Inaspettata. Io volevo fare una battuta e volevo dire, anche i cani ci sostengono, perché nell'orecchio Gianni mi ha detto tu se vuoi vai lì e fagli zittire, ma in realtà ho detto no, stanno abbaiando perché ci stanno applaudendo. Vai Gianni. Perdonatemi, ormai sono entrato così tanto nel discorso politico che anche se sono candidato faccio la domanda al mio candidato a sindaco. E mi piacerebbe sapere, Massimo, quale sarà la destinazione dell'attuale polo scolastico che si trova a 4 passi da qui? Perché mi sembra che me lo avevi raccontato, però io ho poca memoria, quindi sarebbe secondo me molto interessante farlo sapere anche ai nostri amici. Sì, avevo dimenticato questo particolare che poi si aggancia all'idea di Benedetto. Nel momento che si realizza il polo scolastico e la Caffarelli si sposta all'interno di questo polo, quella struttura che è una struttura comunale, è realizzato proprio quello che diceva Benedetto. Proprio per questo io accetto subito la sfida, senza paura, quella di creare un presidio per i vigili urbani, quella struttura comunale che ci porta ad avere un contatto con i cittadini e di non fare arrivare i nostri cittadini di questa trazione al centro della città per svolgere un'attività di un documento che in via telematica quell'ufficio può agganciare velocemente e togliere, ecco, al cittadino di farlo arrivare al centro della città e farlo velocemente qui. Poi il resto della struttura, sempre ai fini sociali, quello di integrare quelle attività che questi ragazzi di questa contrada non riescono a vivere perché non hanno degli spazi loro. Per Pinipastate sicuramente è uno spazio per i giovani, ma per tante quelle attività, tipo quella che mi hai rappresentato, che è un'idea bellissima che io sposo subito, perché avere 5 associazioni che sviluppano tennis e poi nel periodo invernale si ferma tutto è follia. Noi daremo modo a chi fa questa attività bellissima, e vi dico che io l'ho praticata ed è uno sport da provare, chi non l'ha mai provato l'ha fatta Benedetto, come quella struttura verrà riconvertita in una struttura che sarà per i cittadini di questa frazione, e sarà una struttura polivalente sicuramente. Grazie Gianni, altre domande? C'è la signora che le porgo il micro. No, va bene, non è, penso che si senta la voce, okay. Allora, sempre sul polo scolastico, ovviamente mi rifaccio a quello che dicevi prima per quanto riguarda il sistema dei trasporti, perché ovviamente se la Landolfi si sposta è chiaro che dovrai prevedere un sistema di trasporto per tutte le famiglie, le mamme che devono, insomma, portare i propri figli, no? D'accordissimo. No, un'altra, aspetta, poi mi rispondi. Poi mi era piaciuto molto il progetto di Gianni, che era quello di attirare, diciamo, un turismo anche di un culturale, no? Cosa che avete fatto così. E avevo pensato io che il villaggio abbandonato, che pure è così ricco di storia, di cultura, viene sempre un poco abbandonato, invece secondo me lì ci sono tantissime potenzialità, oltre a tutte quelle che abbiamo in questa zona, che ovviamente non sono per niente sviluppate. Quindi mi rispondo subito. Allora, sui trasporti ho fatto un cenno e ribadisco con chiarezza che saranno trasporti per tutti i 12 mesi dell'anno, che serviranno prevalentemente per le attività scolastiche nel periodo scolastico, ma servirà per i cittadini e per i turisti, perché noi abbiamo su questa parte di città, ma sull'intero territorio, attività ricettive dove chi arriva e vuole vivere questa attività che si ritrova in periferia e non vuole prendere la macchina, praticamente a piedi. Allora noi dobbiamo creare un servizio sull'intero territorio di mobilità, di trasporto a 360 gradi, dando priorità ai nostri figli che la mattina non possono aspettare se è stato istituito
la corsa a quel determinato orario, no, ci dovranno essere delle navette che saranno presenti sull'intero territorio e che serviranno a tutti i tipi di utenti. Chiaramente. Poi voglio rispondere. Immaginiamo delle navette ecosostenibili. Allora, questa è la prospettiva che tutti ci auguriamo di arrivarci. Piccole navette, perché? Magari un centro pure per la ricarica delle batterie con un bel impianto noi solare. Ma questo progetto di mobilità green, noi non abbiamo avuto modo, non voglio annoiarvi, ma il nostro progetto di mobilità green prevede proprio la mobilità lenta, le piste ciclabili. Le stazioni ciclopedonabili per noi sono fondamentali perché noi vogliamo una mobilità sull'intero territorio, proprio in questa prospettiva. No, dico no, a prescindere dal Moio, insomma Agropoli ha il suo centro, però ha molte periferie. Queste periferie si devono realmente integrare. Si parlava della SCAT, ma la SCAT si vede. Devo fare la fotografia per trovarlo, ma devo aspettare ore per vedere la scatola. Io non capisco che servizio dà questa scatola. È un servizio limitato, perché innanzitutto quelli sono dei chilometri che ci vengono attribuiti dalla provincia in funzione diciamo un budget di spesa. Ma io immagino una municipalizzata, addirittura creare un parco macchine e trovare un finanziamento. I finanziamenti adesso nel settore green sono finanziamenti che praticamente vengono spinti proprio dalla comunità europea, e trovare dei canali di finanziamento proprio per creare un parco proprio di navette e un'organizzazione su questa mobilità sostenibile. Un progetto sicuramente a medio tempo che può essere messo in campo sempre da quella pianificazione e programmazione che io ritengo fondamentale, perché per raggiungere questi obiettivi dobbiamo pianificare e programmare ed essere pronti e a gestione giovanile. Sono d'accordo, vabbè, questa per noi è fondamentale, i giovani per noi sono io sono qua per i giovani, premessa. Io, questa è la mia presenza e la mia esposizione anche nel mediale è per i giovani, e questa penso che sia, visto che io sono anche insegnante, quindi io con i giovani ci sto H24. Sì, e quindi io sento il presente è il nostro futuro di ingegnere, pertanto è la priorità assoluta. Quindi trattenere i nostri figli è la nostra speranza nella tua azione politica. Voglio rispondere alla seconda domanda di Gabriella. Il villaggio abbandonato. Il villaggio abbandonato non ricade sul territorio comunale della città di Agropoli, ma questo non significa nulla, perché in un progetto PIO noi abbiamo copartecipato con il comune di Castellabate già alla redazione di un progetto per il recupero dell'intera area Trentova-Tresino, dove rientra anche il villaggio abbandonato, pertanto va ripreso, va seguito, sono delle attività che non si possono improvvisare. Il grande errore che io mi porto dall'esperienza amministrativa, che ho cercato nel mio piccolo di indicare ma non sono stato ascoltato, è quello della pianificazione, della programmazione di una struttura che è autonoma dalle altre attività. La confusione che si fa è quella che si dice no, ma ci sta l'ufficio lavori pubblici, no, ci sta l'ufficio urbanistica, sono degli uffici fondamentali, ma purtroppo se vogliamo pianificare la nostra città in termini di opportunità per prendere i finanziamenti, ecco oggi siamo sul piano nazionale di resilienza e rilancio, ci vuole una struttura dedicata. Se noi non avremo una struttura dedicata, questi progetti non li prenderemo mai e vanno seguiti da una struttura diversa da quelle dei lavori pubblici, perché una cosa è il lavoro pubblico che si apparta e si realizza, lì è la struttura dei lavori pubblici che la segue, la stessa cosa urbanistica per il rilascio delle concessioni. Anche perché ci vogliono competenze specifiche per seguire questi progetti. Perché non li può fare una struttura come la struttura del Comune, allora si può integrare da competenze oppure da un percorso che inizia con la formazione delle persone che sono presenti, oppure delle persone che gli si dà modo di poter partecipare al progetto. Questa è la verità. Se ci sono altre domande, bene, allora io vi ringrazio e passo la parola a Massimiliano. Allora, chiaramente prima di concludere, noi siamo una squadra e quindi non sono soltanto loro la squadra, ma come ha detto Massimo, la squadra è formata da diversi candidati e diverse persone. Questa sera ce ne sono altre, tra cui una sta
facendo le fotografie, e altri due sono qui. E li chiamerei insieme a voi ad unirci e a presentarci come famiglia e come squadra. Per cui chiamo Bruno Bufano, Assunta Ciardi detta Susi. Assunta Ciardi detta Susi. E Daniela Foroni, che si sta preparando un attimino per venire, con lei sorridiamo sempre sulla parte comunicativa. E chiaramente i saluti finali Giubileo, prima. Giubileo. Ma c'era anche Antonello. Antonello è andato via. Marco Minopoli è andato via, è andato a prendere la moglie alla stazione, ha chiesto scusa. Giustificato. E adesso la parola finale, prima del buffet, quindi non andate via, non la devo dire io, ma la deve dire Massimo Laporta, candidato a sindaco. Io vi invito a crederci sul progetto, il 12 giugno è vicino, cerchiamo di coinvolgere tutti gli amici, familiari, conoscenti e raccontare il progetto Destinazione Agropoli. Come più volte è stato detto, www.massimolaporta.it è il progetto di Destinazione Agropoli. Noi siamo a disposizione, è un progetto dinamico, pronto ad accogliere qualsiasi idea da parte dei cittadini. Questo è fondamentale. Noi, questo tour che abbiamo iniziato stasera, è un tour proprio per raccogliere tra i cittadini, dai cittadini, idee, progetti, e noi li integreremo al nostro programma amministrativo per portare avanti Destinazione Agropoli. Grazie, alla prossima volta.